piedino per orlo invisibile G. Fare un orlo invisibile. Potete utilizzare il piedino per orlo invisibile per dare una finitura professionale ai vostri lavori. Prima di tutto bisogna rifinire l'orlo grezzo del vostro tessuto. Per farlo vi basterà ripiegare il tessuto su se stesso, creando una piccola piega, e cucirlo con il punto dritto. In questo esempio utilizziamo un tessuto standard, ma ricordatevi di selezionare il punto adatto a seconda del tessuto che sceglierete. Una volta che avrete regolato il vostro orlo, ripiegate nuovamente il tessuto in modo che la piega iniziale sia soltanto leggermente visibile. Ponete quindi il bordo della piega contro la flangia ed iniziate a cucire. Potrete regolare il punto regolando il morsetto. Una volta terminato, avrete ottenuto un vero e proprio orlo invisibile.